Allora, con grave anzi, con grave anticipo si parte. Buongiorno, dottor Gianotti. Buongiorno, dottor Tremolada. Come andiamo? All allora, siamo su Ascanio. Eh, giochiamo sì. in diretta sostanzialmente live con un po' di strumenti di intelligenza artificiale generativa. Eh, ricordo che il dottor Gianotti ha l'abbonamento a GTP 4. Che però. Non, non appena me lo riattivano perché per no, adesso è tutto congelato lì da qualche parte in un server di cui non ho minimamente accesso in California. Allora, allora poi vediamo che adesso l'Open AI che la società ha tempo fino alla fine del mese, no? per cui ci siamo. Esatto, ci siamo ci per siamo. produrre insomma i, i libretti, i documenti che attesteranno dove vanno i dati del personale del signor Gianotti e tutte le informazioni che. Gli vengono richieste e a quel punto, insomma, se tutto va bene, a maggio GPT4 dovrebbe ripartire. Nel frattempo, ricordiamo che l'azione del garante, cioè insomma, il eh, Chat si può utilizzare attraverso Bing, no? il motore esatto. di ricerca beh, che è integrato perché utilizza le api e tutti quelli che usano le api di, di Chat GPT lo possono. Usare per ora la domanda che mi è stata fatta è: ma perché il garante non procede anche contro di loro? Perché in questo momento la risposta è: perché in questo momento si è concentrata su Chat GPT. Eh, questo non vuol dire che un domani non possa andare a vedere gli altri. Mentre io direi di eh, andare a vedere serenamente gli strumenti di. Uh, artistici no? cioè di text to image cioè inseriamo un prompt inseriamo esatto. un testo e generiamo un'immagine ma prima di farvi vedere qualche cosa anche se non c'entra niente che cosa facciamo? la sigla forse? Allora, siamo qui sotto in questo momento, per cui quello che stiamo facendo vedere, che cos'è Gianotti? Allora, quello che noi stiamo facendo vedere è un sito che permette di generare eh, dei prompt. Cos'è il prompt? Il prompt è sostanzialmente la chiave di ricerca dei motori di intelligenza artificiale, cioè nel senso che come noi su Google o su Bing mettiamo delle pa parole chiave all'inizio Luca se ti ricordi i primissimi tempi bisognava un po' adattarsi alle risposte eh dei vari motori, cioè mettere delle parole chiave che non fossero troppo generiche, altrimenti i risultati facevano abbastanza schifo. In questo caso il concetto di parola chiave è so sostituito dal concetto di prompt. Il prompt ha, eh, almeno diciamo in queste, in queste prime fasi un po' pionieristiche di questa tecnologia, gli stessi problemi, cioè bisogna eh, dare informazioni abbastanza precise, perché la macchina se se le aspetta in quel modo lì non possono essere eccessivamente no. generiche oppure come dire allora. Eh, completamente fuori, fuori dal mondo e quindi ci sono servizi perché il prompt sta diventando il centro il fulcro di fare do, do, diciamo quelle domande giuste al singolo motore eh, ovviamente le opzioni sono tantissime sono veramente molte e quindi occorrono eh, strumenti come questo che, eh, che vi sto facendo vedere che stiamo appunto scorrendo per aiutarci a allora. creare il giusto prompt allora, innanzitutto l'esatto, cioè ricordiamoci che un... cioè, se tu vuoi fare gatto giallo su luna rossa, ragazzi, non è che ci vuole un grande studio, no? Inserisci, immagina genere un gatto giallo sulla luna e te lo fa, benissimo. Proviamo a immaginare qualcosa di più complicato. Questo strumento che Andrea vi sta facendo vedere, Midgen Prompt Helper, eh, vi dà un po' l'idea del... Prova a, a cliccare, perché c'è stili luci, camere, artisti, colori, materiali, size, per cui insomma le dimensioni, deep filter, quality e eh, stilizzare. Poi c'è la voce cause. Se eh, Andrea <ride> clicca in una di queste voci, che okay. ad, es ad esempio il primo, facciamo styles, no? qui ne abbiamo Stice. già selezionato uno, ma giusto per farvi vedere che cosa succede. Succede questo, nel senso che rispetto a tutte le possibili opzioni che eh, offre eh, il sistema, io posso selezionare alcune categorie con degli esempi. Diciamo, siamo affezionati alla vecchia grafica 8-bit, quella con i quadratoni, che a noi piace sempre tantissimo. Possiamo selezionarla e quindi diciamo che noi diciamo, vogliamo che l'immagine venga generata secondo questo stile artistico, lo esatto. stile 8-bit, quello di Super Mario dei primi tempi, eh, tanto per, per riuscire a capirci. Eh, e quindi qua a questo punto vi posso dire qual è l'intensità di, di questo filtro, immaginatevelo come se fossero dei filtri, non sono ovviamente dei filtri no, però tanto per capirci siamo abituati un po' a manipolare le varie immagini su Instagram ad esempio applicando dei filtri e dando l'intensità qua funziona allo stesso modo non dal punto di vista tecnico però dal punto di vista dell'interfaccia utente più o meno è esattamente la stessa Ma cosa Per esempio se tu vedi slime. in fondo, se tu scorri tutto cioè la cosa impressionante no? è la... La quantità. la la quantità esatto, slime io sto scorrendo anch'io per i fatti miei risograph realistic, rinascimento street art eh, tropical, ultrasonic esatto. cioè, quelle questi... cose che a noi piace tipo cyberpunk che a noi piace esatto. molto esatto. comic esatto. book che ci piace tantissimo queste cose qua, cartoon Pro, provo ad andare a vedere le altre voci, a tornare indietro, certo, per cui ah, già okay. questa è la grammatica, cioè, già qui io posso decidere che tipo Perfetto. di immagine mi voglio immaginare. Guarda, il gioco di Perfetto. parole è tremendo, esatto, e quindi ah, non è finita gioco... eccolo, volevo una... selezionare di, dirti che una volta che vado a dire OK. Eh, questo tool semplicemente aggiunge una stringa di caratteri che è questa, che praticamente eh, prosegue nel, nella, nella parte di identificazione dello stile migliore. Andiamo avanti su lighting, cioè il tipo di luce, per cui da dove viene la luce, come viene fatta, che tipo di luce è. E qui in questo caso ci sono, eh, vogliamo fare in modo che ci sia eh, la foto, a, diciamo, sulla base di una luce di candela oppure raggi crepuscolari, eccetera, eccetera. E qui possiamo scegliere, se vogliamo ovviamente scegliere uno qualsiasi di questi. C'è qualcosa che a te piace particolarmente? No, però stiamo notando che cioè, così vedete che si compone la vostra capacità di, di variare, perché attenzione, l'altro passaggio che forse non è stato chiarito sufficientemente, che... Cioè, il giochino non è quello di dare una descrizione, ottenere delle foto e sceglierne una, no, ma di continuare a, a lavorare sull'immagine. Per cui se non vi soddisfa il tipo di luce la potete cambiare, cioè potete tenere quanto avete deciso, il gatto giallo sulla luna, eccetera, però decidere di usare quel tipo di luce piuttosto che un altro, no? Con Esattamente. Parole no? Qua sono proprio delle keyword: lava Glow, Glow Stick, Moonlight, no, che, però il sistema interpreta perché ha già nella testa quello stile, e quindi ve lo cambia in tempo reale. Allora, qua ribadisco: siamo dentro a eh, Midjourney che è a pagamento. Che è il tool famoso, quello del Papa. Vi ricordate? Esatto. Eh, per cui il Papa vestito da rapper. Che è anche il tool, devo dire, tra quelli che abbiamo provato finora più assolutamente più sorprendente. Vediamo un'altra voce. Un'altra voce, adesso... ad esempio, potrebbe essere camera, cioè che tipo di fotocamera ha generato, ha fatto quella foto che ovviamente non c'è e qui possiamo scegliere, è fatta con un microscopio, è fatta con una reflex, è fatta con una lente macro per cui per immagini molto molto ravvicinate, a me piacciono magari queste immagini un pochino vecchie, fatte con una scarsa qualità, i cosiddetti pinhole in cui sostanzialmente non c'è neanche una lente ma la luce entra direttamente da un foro eh, e impressiona la parte di pellicola. A me piace questo un po'. L'uomo tanto per capirci: l'Homo style! Eh, vado un po' a selezionare questa voce. Gli do un impatto maggiore e poi gli dico: continua. qua ci sono tutti i tipi di, eh, diciamo di lenti. Per cui eh, la, la, la parte la, di grand grandangolo, il dutta grandolo. L'histoire immagini satellitari? Sì, immagini satellitari, cioè, eh, per cui ti sì, fa... immagini satellitari esatto, tipo... lo stile. Eh no, ma fa impressione perché per io, per esempio, posso a un certo punto decidere di usare le immagini satellitari per poi lì di, 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 decido anche l'intensità, il grado e tutto quanto. Però sono tantissime. E Mi posso qui... scegliere anche, anche più di una, eh? cioè, non è che le, le cose sono escludenti. Cioè, posso dire, fammi una come dire, preso da una fotocamera, eh, ultra, ultra wide, ad esempio. Ma anche come se fosse un'immagine satellitare, per cui ne, ne seleziono due. C'è anche il telescopio. C'è anche il telescopio. E, e come e dire. Intanto si sta formando il vostro prompt. Che attenzione, allora qui lui è andato semplicemente a definire, no, le, eh, le caratteristiche di, questo, di, questo, di, di questa descrizione. La parte, diciamo, tecnica, la parte che magari richiede una competenza, no? Esattamente. Il messaggio che forse dobbiamo far passare è che l'utilizzo di questo strumento a livello professionale passa dalla conoscenza di tutti questi stili, cioè non sarà così banale, è, co è come il pennello, no? c'è cioè quello che lo utilizza in maniera dozzinale, c'è quello che invece ha fatto l'Accademia d'arte ha delle belle arti e quindi lo sa tenere bene, sa la tecnica e quindi possiede gli stili. Mi, mi vai a vedere anche gli artisti per vedere. Che certo, gli artisti qua ci sono. Andy mm. Ward, che figata. Ben sì, vedi. Goya, tantissimo. Frida Kahlo. A te piace Frida, Frida Kahlo? No. No, no, Jack, Jack Kirby non si capisce. Però, <ride> <Jack Kirby ride> Pollock, Pollock piace. Pollock Leonardo da Vinci, ecco un'altra cosa. Ecco, Leonardo da Vinci l'ho visto tantissime volte nei promonti di Midjourney, no? il, il tentativo esatto. quindi, di stilizzare in quel modo. No? Attenzione, eh, messi a casaccio vengono dei, dei, dei pasticcioni. eh, cioè, eh certo. A, a, a dei, dei, a... Adesso poi ne vediamo. Vediamo un'altra voce e poi passiamo subito a vedere qualche lavoro dalla chat esatto. di support di Midjourney. Ricordiamo che Midjourney, anzi, prima aveva un accesso gratuito, poi, eh, siccome insomma, avete visto che si possono utilizzare i Berlusconi, una cosa che, per esempio, che chi usa chi sta su Instagram la può vedere, divertentissima, che stanno rifacendo tutti i personaggi delle serie e dei film di successo, non so se l'hai vista Andrea, delle varie eh, nazioni. Per cui che ne so, l'Harry Potter messicano. <ride> no, no. no me lo in testa, ma adesso mi ha fatto vedere trippa. Appena finisce questa diretta vado a cercarmi Harry Potter messicani. Sono tutti tutti russi, no? Tristi, però russi tristi, no? Per cui hanno quel taglio di capelli, no? Un po' <ride> bello, bello corto, no? Poi c'è l'Harry Potter di colore, poi c'è l'Harry Potter. Cioè, e e, e stanno... No, perché, ecco, questo è, è siccome... Mid Journey pesca, no, cioè ti mette dentro il personaggio famoso. Cosa che invece, attenzione, su ehm, Bing mm -hmm. Image Generator non si può fare. Se voi esatto. chiedete voglio un eh, Berlusconi in stile manga, non ve lo fa fare. No, no. Eh, quindi, già diciamo, è già stato ingegnerizzato per. Per essere uno strumento di ricerca, giustamente per cui no, non è uno strumento di, di falsificazione, di fake, cosa che non è neanche i journey, però attenzione no, a eh, quello, no? Eh, nel senso che voglio dire, già cioè, oggi non è, è impossibile, forse neanche vietato, fare satira attraverso un disegno che ritrae un personaggio famoso in pose assurde. Cioè, se io volessi dipingere o disegnare il Papa come un rapper, lo posso fare il problema è come dire dichiarare chiaramente che quello è un contenuto eh, ironico, cioè che è, un, che è comunque un contenuto fake, sì, quello eh, che eh, è il, di il vero il problema sì, che è, il, il problema è che adesso questi, ar, questi artefatti sono troppo vicini alla realtà. È difficile distinguere un artefatto da quello che può essere invece un'immagine vera, ecco. Beh, l'immagine del Papa, adesso non stiamo a riproiettarla, però era impressionante perché era un Papa col piumino, quello gigante, esatto. no? Le, le... Allora, mi fai vedere Chaos? No... Ah, tra l'altro, vedete, c'è anche Upload, mh, puoi eh, caricare un'immagine per, per avere un'ispirazione, per cui lì, in quel caso, si passa dall'immagine al prompt. Però vediamo Caos che non lo so che cos'è. No, Chaos... Max Chaos uh, no. ah, no, è un mix, è un mixone, cioè tu sì, metti, Credo in, sia ah, il livello perché... di okay, no, per cui, insomma, è una cosa che mischia tutto. E l'ultima cosa che volevo vedere eh, se mi fai vedere l'ultima è il Stylize, Stylize. Stylize. Eccolo che qua. Non ho idea. Eh... Ah, no, meno artisti default, più alto take over Ah, perfetto. Esatto. Per cui in quel caso, ah, è fichissimo, no? Caso, esatto, ti, ti aggiunge un, un gradiente per l'immagine. Allora, adesso vi faccio vedere invece il, la chat di Discord. Allora, qua siamo su Discord, ricordiamo che è a pagamento, e qui vengono pubblicati, come vedete, un po' di, di, di lavori, no? in questo caso qua guarda, ecco, guardate la complessità di questo prompt movie, poster, like Capitan Fantastic che è un film, Little Miss Anshan che è un film, Palm Beach Sideware, molto realistico no? poi specifica che vuole una famiglia asiatica no? e poi insomma dà anche delle indicazioni più, eh, più tecniche vediamo altre cose e Questo è il risultato. Qui, per esempio, era creare una illustrazione in 2D di una cardboard eh, simile a quella di Google. Cardboard era il, il come si chiama il, il visore di realtà virtuale. Vedete, l'ha reimmaginato. Ok, un uomo che sembra sorpreso. Un uomo che sembra sorpreso. E qua ancora il cardboard. Ecco, qua è fichissimo. Questo qua è un, in uno spagnolo: Plano, spara a costruire la macchina del tempo. No, questa eh, è una macchina del tempo costruita. Esatto. Questo è anche questo è bellissimo. Secondo me, ecco. Guardate, l'angelo Serafino. Ok, chiaramente questo è il prodotto di tante, ehm, di tante variazioni. Anche qua, eh, vi ricordate il post che avevamo visto prima di Miss Sunshine? Ecco, il primo diciamo eh, prompt era questo. Movie poster, live, Little Miss Tanshin, che è un film Capitan Fantastic, eccetera, eccetera. E vedete, tra l'altro, qua è tutto iperrealistico lo stile, no? Poi vediamo un po' altre cose. Chiaramente, questa è la parte interessante. È eh, che, che uno impara dai prompt, no? Esattamente. È interessante, è un gruppo di vecchi amici che, che camminano. Qua dice la, tra l'altro viene specificata la risoluzione, una Sony 35 mm e poi morning view, cioè il, il quando viene scattata o viene generata questa immagine. no? Qui ci sono i classici, gente in pelota. <ride> allora, facciamo così che prendiamo questo testo, movie poster allora, Qua siamo sempre intorno a Miss Anchor, no? Ok, guardate queste immagini e adesso proverò a eh, buttarlo dentro, cioè a generare un'immagine su un altro tool che eh, ho a disposizione, che è ehm, Firefly di Adobe. Allora, Firefly di Adobe, allora ricordiamoci cos'è Adobe. Allora, Adobe è, sono gli inventori di Photoshop, per cui parliamo del software di ritocco eh, fotografico più famoso, cioè negli anni 90, ma anche adesso, insomma, è iconico, esatto. è il, il, il software dove si... Dimmi. Assolutamente vero, ma c'è anche da dire un'altra cosa, che Adobe... È anche uno dei principali fornitori di immagini stock, che sono sostanzialmente ah, le immagini che il business usa per fare le presentazioni, per fare la pubblicità, che costano poco fondamentalmente: con diciamo, pochi dollari, tu puoi acquistare i diritti per andare a usare un'immagine di stock per i servizi ed è uno dei settori che può essere principalmente impattato perché è chiaro che se io posso generare gratis un'immagine fotorealistica di quello che voglio perché devo pagare anche solo 10 euro ad Adobe per averla per cui per loro dal punto di vista del business è molto importante essere avanti perché certamente una parte significativa una parte dei loro ricavi è una di, delle prime che potrebbero essere sostituite dall'intelligenza artificiale Esatto, allora teniamo conto che loro insomma hanno anche masticato un po' amaro perché insomma sono photoshop sono bravi bravissimi sono un, uno standard no del, del, della grafica e si sono ritrovati no da, da novembre ad oggi sono passati a destra da questi nuovi soggetti no perché poi oltre a mid abbiamo anche stable diffusion insomma sono esatto. questi nuovi software allora in fretta e furia hanno lanciato due settimane fa, se non sbaglio, Adobe Firefly Beta, che è una, una beta come dice, anzi, come dice il nome, per cui insomma è una versione eh, iniziale in via sperimentale. Dove vedete c'è il text image, il text effect, cioè io faccio una scritta no? e eh, la posso cambiare, la posso modificare, un software per. Eh, mh, artwork, no? per, cui per, per generare degli artwork diversi, e poi apriranno e aggiungeranno nuove, diciamo, nuove eh, potenzialità ai loro software. Allora, proviamo a vedere come funziona. Allora, anche qui vedete: allora, innanzitutto qua è solo in inglese. Mentre altri software hanno anche la parte in italiano, io gli butto dentro no? il codice che il codice, il PROMP che abbiamo visto prima e vediamo qual è il risultato. Ok, molto diverso. Molto, Vedete? molto diverso. Molto diverso, più pulito. Qual è la differenza? Come vedete sulla destra, allora qui io posso già decidere il, se, se farlo quadrato, se farlo per esempio in widescreen, se farlo in quattro terzi, per cui adesso ho scelto quattro terzi, per cui già c'è uno strumento più tecnico uh -huh. per, eh, anche per produrlo. Ecco, questo è il quattro terzi, ma che bello. Però a, a differenza degli altri... Vedete gli stili, non, non c'è la ricchezza di stili che abbiamo visto, però c'è la possibilità di lavorare tecnicamente, no? Aggiungendo, togliendo effetti. Adesso per esempio aggiungo il neon e lo rigenero. Vediamo un po'. Ecco, è leggermente. Eh. Vedete, che è un po' meno cafone rispetto a Mid Journey, eh? <ride> certo, cioè, punto di vista cioè è meno sorprendente. Poi, è avete, meno sorprendente, sì. avete le luci, no? Per esempio, proviamo a vedere. Diciamo che più. Lo lighting, lighting, aggiungiamo luci basse, vediamo cosa succede. È più. È meno, del professionista. No? Ah, esatto. <coughs> Infatti, la prima, ecco, vedete che cambia i risultati magari non sono ancora non lo so Luca però mi sembra che magari non sono perfettissimi non lo so però dimmi tu che l'hai provato a usare allora io l'ho provato a usare allora è più facile di, ehm... vabbè a show, però a cambiare l'inquadratura allora, vediamo cosa succede allora, è più facile perché queste tendine qui sostanzialmente ti tolgono un po' di... Ecco, quindi io vi ho detto guardalo dall'alto, no? E eh, non la... Ah, ci ha provato, ci e ha ci provato, provato. È ci provato, no? Dai, le prime due ah, sì, dai, è più vero. Le prime due sì, ecco, vediamole un pochino... La cosa, è... e poi tu la puoi scaricare. Allora, attenzione, la cosa importante è che loro sono un pochino etici. Cioè... Mm. Un pochino così spiegata, così è spiegata male, cioè loro cosa ti dicono? Che non utilizzano roba presa in rete. Tutte le immagini, come vi ho detto prima, in sono del suo stock. Esatto. E anche per questo è meno sorprendente di Me Journey. Non solo quello che loro vogliono fare, è permettere agli artisti, cioè ai loro utenti e ai loro eh, diciamo alle persone che, che acquistano il prodotto, di non. La, di non diciamo, generare, di non lasciare il proprio stile, i propri prodotti per allenare l'algoritmo, per allenare la rete neurale. Cioè, io in questo caso posso decidere di non eh, lasciare queste immagini che ho generato con il prompt e quindi di non eh, trainare, come si dice in nuove parole, cioè di non allenare l'algoritmo. L'ho spiegato bene? Eh? Ho spiegato Io? Ma secondo me è stato assolutamente perfetto. Ok. Allora, questo è lo stile neon, togliamo il neon, poi io posso togliere le varie, le varie voci, facciamo un clear, e adesso vi vado a prendere un'altra, una, una super descrizione che poi vi faccio vedere. Questi qua sono eh, dei supereroi, ok? Mm -hmm. Allora, la descrizione è lunghissima, per cui voglio, vi farò vedere come l'ha gestita... Mh, migliori e come la gestiscono luogo, allora datemi solo un secondo. Ecco intanto Luca, e eh, non so, mi io genere dimmi No, dicevo andando un po' a vedere anche io, ovviamente, anche solo per curiosità, come funzionano questi software. Eh, tutti stanno facendo ovviamente dei grandissimi passi in avanti, eh, nel senso che la, la qualità sembra migliorare davvero con. con con un ritmo impressionante. Quello che cambia molto è, diciamo, da un lato, come tu dicevi correttamente, l'approccio anche a questioni di natura etica, insomma, come, a, a come io mi vado a, ehm, a mettere nei confronti di, di, di appunto quello che accadrà e poi dall'altro invece su, sulla parte tecnica e poi qualità. Eh, alcune cose sono, francamente, molto meglio di altre per alcuni aspetti e non per altri, per ad esempio, la parte quanto è fotorealistica, un'immagine un creata con, con, con Mid Journey, credo che altri tool non riescano no. ancora ad arrivare. Eh. Infatti, guardate questo, no, Golden no. Rule Rule superior, stanno davanti insieme, ognuno mostra i suoi supereroi. Eh, dimostrano la loro, il loro potere empatico e c'è proprio tutta una, una descrizione su quello che devono fare. La, la, il pro, la parte più divertente secondo me è la generazione di pronta, cioè questo, ah, questo artista e signore è proprio andato a spiegare per filo e per segno quello che devono fare. Questo è il prodotto su Adobe Firefly, okay. che è buono, dai, che, che è buono. Beh, lo nomino ai fatti. il cartone. Adesso vi faccio vedere invece il... Tra l'altro sembra siamo... che noi stiamo facendo un super spottone a mid-journey, tra l'altro noi non abbiamo neanche l'abbonamento. Il... Esatto. Non ho <ride> no. neanche pagato 10 dollari, siamo... 20 dollari. Ma... Esatto, no, ma neanche... Siamo... Mo... No, ma anche perché siamo... Cioè... siamo fatti così, è nostro bello. Ecco, questo invece è il prodotto con la... Lo vedete? con la stessa descrizione, si vede? Sì, 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 sì si vede, si completamente vede. Completamente diverso. Un'interpretazione completamente diversa. Completamente diversa. Allora, è, è evidente che, eh, insomma, adesso torniamo noi, cioè, è evidente che siamo agli inizi di qualche cosa, no? la, la complessità eh sì. di, di, di Mezzioni è... È abbastanza impressionante. Se utilizziamo lo, lo stesso, diciamo, eh, lo stesso testo, eh, su, per esempio, che ne, che ne so, eh, su, su, su Bing abbiamo un risultato che realmente è, è scadente. Questi due tool, sia Adobe firefly che Midjourney, già sono a livello diverso. Poi vi faremo vedere anche Stable Diffusion. E nella prossima puntata vi insegneremo anche a installarlo nel browser, se riusciamo e se abbiamo tempo, per cui potremo giocare anche con questo. Esatto. Direi che adesso ci fermiamo qui perché abbiamo fatto un'altra mezz'oretta di, di gioco insieme. Speriamo di rivederci la prossima settimana con GPT-4. Poi è troppo Speriamo. presto. Eh, non lo so perché ho, ho, ho l'impressione che vogliano quanto prima risolvere il problema. Anche perché eh, immagino che dopo l'Italia, questi stessi rilievi potrebbero venire anche da altri paesi se non rispondono in maniera solerte all'indicazione del nostro garante. Quindi mi insomma... ha scritto alcuni: ha scritto qualcuno detto, e avete detto che parlavate anche di musica, sì, eh, okay, detto, ha ragione, ma... ragione parlava anche di musica. Allora vi facciamo vedere questo Music LM che è un generatore di musica dal testo. Allora, è Google Research, per cui siamo a poco di più che al paper, cioè alla presentazione del lavoro. Eh, ve la faccio sentire. Scusa. Vediamo, eh, tra... intanto mi è partito eh, il, il Google di casa. ha allora, detto Google la... e non ha capito più niente, hai detto Google di esatto. casa. Allora, questo è, questo è una colonna sonora di un, uh, di un, um, di un videogioco arcade. Scusate, è, no. è subito 1988 io al bar con davanti il box a buttare dentro monete da 200 lire e giocare a quei cosi, è proprio quello allora la cosa è subito 88 ed è generato da questo testo che leggete, no? The main soundtrack of an arcade game con e va a spiegare come suoni in attesa batteria e riff di chitarra. Esatto, eh, cioè tipo una roba veloce. Che ne so? Mi aspetto una rara che deve fare delle cose. Questo mm -hmm. è un fusion reggaeton con musica dance. Vediamo com'è No, questo qua Luca, è proprio capito il villaggio turistico quando parte sta musica io e te andiamo da un'altra parte cioè certo. capito cioè, siamo a fare le vacanze a charme io e te parte sta musica andiamo sì. altrove sì. Ah, cioè, sì. proprio zero, zero. Ma, se, ma senza sensi di colpa tra l'altro cioè... ma no assolutamente <ride> cioè, ma dai parliamo sì, perché quando eri giovane avevi il discorso ma mi sto perdendo delle cose non mi piace sì. la musica, mi fa cagare però insomma no. stare qui magari mi... no no qua non, non per... chi se frega. senti vediamo questo melodic techno <ride> te temo il melodic no, techno francamente no. la temo la temi? vai mm. Anche questo io. Questo allora potremmo schiffarlo, però, diciamo. Eh, eh, mi ricordo uno di quei momenti in cui uno passava la serata con un, un drink in mano dicendo Vado a parlare con la tipa. Mm, forse è meglio di no. Vado, no, 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 sono timido, <ride> <a> porta, <ride> e, <ride> e, e non si andava mai a parlare con la tipa. Questa Ma... è la classica musica che, che faceva da sottofondo a quelle serate tristissime in, in discoteca quando sì, eravamo ragazzi. Quando, quando c'era il tema, insomma, che te la tiravi un po', facevi in intellettuale, relax in jazz, non so se è una Tappa no, le cinti no? perché è quel modo io detesto il jazz, questa sì, esatto. Quello però, attenzione, che... sento, però non è perfetta questa non è bella. Sì, qualche nota sembra che non ci c'entri proprio una mazza. Non sono un esperto di musica, ma direi no, che, però, esatto, francamente, qualcosa, che... qualcosa stona e sì che l'hanno anche selezionata per metterla qui cioè non è esatto. che è una roba fatta attenzione vi faccio vedere anche quest'altra cosa eh, lo story mode che è fichissimo cioè eh, questo è un audio generato con una sequenza di prompt per cui mm. tu decidi che all'inizio deve meditare <ride> <Diamo> questa, questo <no? ride> poi ti svegli wake cap, poi corri e poi Time to Give a 100%. E non ho idea di che cosa voglia dire. no? Eh, la seconda, ce la sentiamo, yeah. è, è una canzone elettronica in un videogame. Poi una, 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 una canzone suonata in, vicino a un fiume, per cui di meditazione. Poi fuoco e eh, fuochi d'artificio. Partiamo da, prima dalla meditazione e poi dalla corsa. Vediamo un po' come questo clima. Questo è un po' un po' un po', un po, po di ehm. lingua... <ride> non lo so, c'è un video inventa. È, me è mezzo farsi e mezzo islandese questo qua. È una roba <ride> terribile. Vabbè, allora, secondo Stava me potrebbero fare meglio, ecco, da questo punto di vista. Aspetta eh, che, che non ha ancora corso, però. Eh. Ah, così, finisce... ah, così, finisce così. No, ah, vabbè. E... Mh, vediamo Dai, qual è l'ultimo gioco. No, 4, al... Il time to run non l'ho capito. Ma non si era... Qui sì, allora, qua siamo show, da 0 a 0 0 a 15 secondi videogiochi a 15 a 30 invece canzone suonata vicino al fiume stiamo passando vicino al fiume si, si capisce ecco eh, adesso sì, però lo stacco è troppo netto cioè siamo passati Il secondo fuoco, eh. 3-2 secondi fuoco 3-2-1 no. fuoco mm. mm. ecco a parte pen, pen, pen. Vabbè, vabbè ti è lascio un po' la mare in bocca c'è ancora un po' da lavorare però c'è tanto del lamento eh? c'è tanto questo <ride> lamento no c'è un lamento di sottofondo c'è <ride> un casino di... c'è anche flow però è figo. Come fai? Sì, no, Perché... cioè, potenzialmente è una cosa eccezionale. Ah, no, aspetta, c'è un bella ciao, lo facciamo sentire? No, Dai. Facciamo sentire. no bella ciao il fingle best whistling, voglio il secondo, Dai, secondo. Voglio il secondo. Siamo anche no. vicino al 25 aprile, viene poi anche Vado. <ride> vabbè, cioè. Vabbè, vediamo bella 'sta. Eh? Vabbè ma questo ho fatto un po' di pelle d'oca. Eh, un po' la finta. Eh, ti ricordi quando eri giovane andavi in manifestazione a Milano? agli eh, eh, no? era Adesso non, non è. <ride> <E> poi <ride> l'ultima cosa vi faccio vedere, no? Che è insomma la frontiera, qui ribadisco, siamo... è un paper. Cioè per cui, mm. insomma, non è il prodotto ancora lontano, insomma, da essere anche una versione beta. C'è il... insomma, dal quadro alla, alla musica, che io trovo fichissimo, no? Per cui il quadro viene, eh, come si dice, questo è un Salvatore Dalì, no? Famosissimo. Viene tradotto in una descrizione e la descrizione viene tradotta in un file audio. In questo caso la musica generata dal quadro è... Vabbè, poi vi faccio vedere solo velocemente. C'è anche gli strumenti, no? la, la chitarra acustica e così e giustamente i generi. No? Per cui il, gli 8-bit, la musica ambiente eccetera. Insomma, per cui, insomma, in, in, in questo momento c'è un sacco di roba in pista. Esco. Allora, ci vediamo settimana prossima. Tipo quando? Eh. Secondo me verso fine settimana, perché settimana prossima poi c'è ecco. la festa della liberazione e quindi siamo tutti in Quindi il, allora, intanto lo scriviamo che cosa, cosa vedremo. Eh, o vediamo, andiamo avanti a vedere un po', magari spieghiamo anche come, si, come, come funzionano le, le gang, no? le, le reti materiali esatto, eh, esatto. per andare un po' a spiegare, fare un po' pochino, un, pochino, un pochino di teoria. Ma tu sei un vero esperto, anzi, sono ansioso di saperne di più. Perché vedere dei video che spiegano anche con, come, come perché così facciamo anche vedere qualche esatto. cosa aspettando spiegare. le prime applicazioni sulla generazione di grafici, perché quello ancora io ho cercato, 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 ma non ho trovato niente. Quindi aspettiamo no, esatto. che poi prima o poi usciranno anche quelle applicazioni e poi facciamo vedere anche le scritte che non abbiamo avuto tempo di far vedere oggi che sono l'ettering, che invece sono e lì utilizziamo Adobe Firefly. È Insomma, esatto. ci sono ancora un sacco di cose da vedere. Terza lezione, a scanio, che vuol dire che raccontiamo l'intelligenza artificiale generativa senza scaletta, ve ne siete accorti? Molto improvvisato. Così però come capita? Ma, così. ma va bene. Tanto siamo su Scanio. Ciao. Ciao.